finisce la pausa estiva anche per la categoria 300, che entra nel vivo nuovamente a Varano dopo il primo round disputatosi ad aprile. Le cose iniziano sempre di più a farsi interessanti con Mattia Virone che è in testa al campionato con 97 punti, seguito da Andrea Sorrenti a 86 e Stefano Sala a 84. Più staccati ci sono Iotti a 73 e Dotti a 68. A meno di grandi colpi di scena al campionato non si dovrebbe chiudere qua, ma dalla pole abbiamo una wild card con la sua supermono Casagrande Contardi, seguito da Sala e Dotti. Quarto c'è Virone, poi Iotti e Colombo, ma prima però di partire andiamo in griglia di partenza a sentire le ultime finiture da parte dei piloti. Nicola, partenza un po' indietro, diciamo, cercherai di attaccare, rimanere attaccato all'ultimo gruppo? Sì, l'obiettivo è quello, perché appunto sono a 2 secondi da quello davanti di me, quindi cerchiamo di accodarci, così tiriamo giù il tempo, miglioriamo e insomma speriamo di non far la gara da solo anche stavolta. Un grosso in bocca al lupo allora. Crepi. È un round rovente quello di Varano e adesso aspettiamo solamente l'ok dei commissari. Sventola la bandiera verde dal fondo dello schieramento e ora possiamo dare la parola ai piloti. Casagrande Contardi dalla pole position, aspettiamo semaforo, adesso è rosso e parte la gara della 300. Non è un bello scatto invece quello di Dotti dalla terza posizione, è meglio invece quello del suo compagno di squadra Christopher Iotti, bravissimo a scattare. E intanto Casagrande Contardi con la sua supermono vuole subito prendersi la leadership e se ne andrà, farà una gara totalmente diversa da quelle della 300 che sono alle sue spalle, da coloro che si giocheranno il campionato. Quindi non monitoriamo il buon Casagrande Contardi, ovviamente con tutto rispetto, che comunque farà totalmente un'altra gara con una moto diversa, con la sua supermono, rispetto alle 300 che abbiamo in griglia in questo momento, con Sala che si è messo in seconda posizione in questo momento, lui che si trova in terza posizione nel campionato con 84 punti, lo dicevamo in apertura, mentre invece Andrea Sorrenti, che sta un po' più faticando questo weekend, è partito dalla settima posizione e sembra faticare un po', lo vediamo il numero 68 in ingresso della variante che ci porta poi verso la curva della Jack X, inquadrato in questo momento lo vediamo Nicola De Pieri, l'abbiamo sentito nel pre-gara, rivediamo adesso il numero 23, eccolo qua Casagrande Contardi partito dalla pole che scappa subito via. Numero 23 che ci ricorda tante figure dello sport, Michael Jordan, oppure stanno sempre nel motorsport, l'abbiamo visto anche dietro Frame Motestate, il buon Luca Salvadori. Nuovo passaggio, primo passaggio anzi sul traguardo, da poco, tra poco andiamo anche a monitorare i tempi di questi 10 giri. Mette fuori il piedino Casagrande Contardi, si mette un po' di traverso la sua supermono. Sarà sicuramente una gara elettrizzante là dietro, perché la 300 ci ha sempre abituato a grandi bagarre. Si è voltato Stefano Sala per vedere com'è la situazione dietro di sé, e appunto dietro di sé al suo compagno di squadra Mattia Virone, che lo vediamo adesso dal codone del numero 14, che in questo momento virtualmente è secondo in campionato, perché Andrea Sorrenti è più attardato intorno alla sesta e settima posizione. Dovrà rifarsi il pilota numero 68, che ha una grande possibilità comunque di vincere questo titolo. E come dicevamo sempre anche in apertura, la chiusura di questo campionato sembra essere poco probabile in questo round di Varano, a meno che non succedano veramente grandi colpi di scena. E quindi siamo portati verso un round di Cervesina, l'ultimo di questa stagione di Trofei Motestate, sempre più infuocato come il caldo che sta facendo qui a Varano, nonostante la pausa estiva sia finita per i Trofei Motestate. Sta per passare sul traguardo il primo passaggio vero di Casagrande Contardi, lo monitoriamo ovviamente, come dicevamo prima il tempo non sarà ovviamente paragonato a quelle delle 300. Casagrande Contardi passa adesso sul traguardo in 1:11:05, vediamo il passaggio di Sala sul traguardo che chiude in 1:13:484, lo segue Virone in 1:13:519, Lorenzo Dotti 1:13:812, eccolo qua, questo è il terzetto un po' che si vuole giocare un po' questa seconda posizione, scusate, e comunque tutto il podio. Eccolo lì Lorenzo Dotti, il numero 8 appena lì dietro, all'inseguimento di Virone e Sala che in questo momento sembrano averne un po' di più. Abbiamo visto grandissime bagarre tra questi piloti, lo diciamo sempre in ogni telecronaca: Sala, Virone, Dotti, Iotti, Sorrenti, tutti la 300, come dicevamo anche prima, ci ha dato sempre tantissime grandi bagarre, piloti in scia, piloti che simili alla Moto3 quando stanno in scia, tanti gruppettini, tanti bellissimi sorpassi, incroci traiettorie, e questo a noi fa solo che piacere. Andiamo on board intanto verso la Jack X, e in questo momento staccata profonda la Jack X, e poi si porta verso la Ferro di Cavallo
Sembra essere particolarmente intenzionato Virone a voler riprendere il suo compagno di squadra Sala, ma comunque Virone ha una possibilità comunque anche di gestire, anche se perderebbe qualche punto, comunque di gestire la situazione nei confronti di Sorrenti, anche se dovesse perdere qualche punticino nei confronti di Sala. Nuovo passaggio sulle traguardo, Casagrande Contardi fa 1:11:3, giro più veloce personale ovviamente dopo il giro precedente. Dotti molto vicino a Virone, l'ha recuperato, forse ha sbagliato anche un po' Virone, ha perso qualcosina. 1:13:3 per Sala, 1:13:4 per Virone, 1:13:193 per Dotti, che fa il giro più veloce della gara delle 300, se vogliamo equiparare con le categorie. Infatti si è avvicinato molto a Virone, Dotti che sembra essere molto propenso adesso ad andare ad attaccare più staccati. Invece dietro troviamo Colombo, Sorrenti, poi Trubia appena più lì dietro. Attenzione Dotti che comunque sembra essere molto propenso nel voler provare ad andare ad attaccare il buon Mattia Virone, leader di questo campionato, mentre Sala continua la sua gara di gestione, anche un po' di traverso la mette lì dietro. Sarà molto interessante vedere la situazione di Dotti, perché è un pilota che l'abbiamo visto sempre un po', non sempre lì davanti come Sala e Virone, ma sempre comunque lì appena appena dietro, comunque con la possibilità di venire fuori. Ha dato comunque buone sensazioni insieme al suo compagno di squadra Christopher Iotti, poi anche Sorrenti. Dotti l'abbiamo sempre visto un po' più dietro le quinte, magari non sempre bello esplosivo come magari Virone e Sala appunto. E andiamo a vedere un altro passaggio sul traguardo. Casagrande Contardi fa 1:11:5, passa Sala con un grandissimo giro, 1:13:0 per lui, giro più veloce della gara per ovviamente la categoria 300. Fa 1:13:1 Virone, che comunque un pochino risponde al compagno di squadra, ma è appena appena più lento. Invece Dotti, che la stiamo vedendo un po' più staccata, infatti ha perso qualcosina, 1:13:4, quindi qualcosina l'ha perso il numero 8, che prima però era veramente molto vicino. Sarà sicuramente interessante vedere adesso il passo che andrà Virone, perché sta facendo dei buoni parziali fino adesso. Lo vediamo al primo settore, è un buon primo settore quello di Virone in questo momento, 32-100 contro il 32-124 di Sala, che ha fatto il suo miglior primo parziale personale. E quindi stanno veramente spingendo i piloti che si stanno giocando ovviamente questo campionato. Sarà veramente bello vederlo fino alla fine, fino all'ultima curva, vederselo giocare questo campionato. La regia ci porta con un'inquadratura con la soggettiva sulle traguardo, dove sta passando il numero 23 sulla sua supermono. Allarga anche un po' le gambe, chiude il quinto giro così, 1:11:3 per Casagrande Contardi, che mette sempre fuori il piedino, mette sempre un po' di traverso la moto, scodinzola un po' la sua supermono. E vediamo i passaggi adesso, 1:12:995 per Stefano Sala, che fa il giro più veloce, 1:12:954 per Mattia Virone, che gira qualche millesimo di 41 millesimi più forte rispetto al compagno barra rivale. Stanno spingendo forte tutte e due, bellissimo, bellissimo, mentre invece molla un po' la presa invece Lorenzo Dotti, che probabilmente forse ha fatto anche un errore, ha girato in 1:14:1, mentre invece qua dietro Bagarre interessantissima qua dietro con Trubia, che cerca di andare ad attaccare. E torniamo qua davanti invece sempre con i due Kawasaki, che hanno praticamente fatto il vuoto, hanno un altro passo rispetto a Dotti, che aveva dato l'impressione di avere la possibilità di poter attaccare Virone, ma Virone ha risposto con due passaggi molto interessanti, un 13-1 e un 12-9. La stessa cosa l'ha fatta poi Sala, in 13-0 e 12-9. È veramente un altro passo quello delle due Kawasaki in questo momento, che stanno affrontando le ultime due curve, affrontano la Ferro di Cavallo per poi affrontare l'ultima S e mettersi nuovamente sul traguardo. Mette sempre fuori il piedino Casagrande Contardi, intanto lo vediamo, la prima staccata l'abbiamo intravisto in questo momento. Gara che però, come dicevamo in apertura, la 300 ci ha sempre regalato grandi gare. Questa volta sembra essere un po' una gara un po' più di studio, una gara dove ci sono più gruppi più sgranati, ad esempio, perché comunque dietro Dotti abbiamo Iotti, Colombo e Sorrenti, che comunque sono lì insieme. Di solito questo gruppettino da tre lo vediamo di solito più davanti, come abbiamo visto magari a Cremona, come abbiamo visto magari a Magione, come abbiamo visto anche comunque al primo round che c'è stato proprio qui a Varano. Una lotta, vediamo se ci può essere una lotta magari fra il terzetto lì dietro, fra Colombo, Iotti e Sorrenti, che comunque, tanto qua c'è un problemino con la telecamera di De Pieri, comunque lo seguiamo, Nicola De Pieri, che ha fatto comunque dal fondo comunque di questo schieramento, ha girato l'ultimo giro in 1:22:9, il giro più veloce personale per il pilota numero 18 sulla sua 300. E riaffrontiamo nuovamente la Jack X, intanto prova a infilarsi, non riesce a portare l'attacco Andrea Sorrenti nei confronti
di Colombo. E allora ritorniamo qua davanti con questo duo che si vuole giocare la seconda posizione, e ovviamente ci sarà anche magari un po' di strategia da parte di Virone, che comunque, lo dicevamo prima, ha sicuramente la possibilità di recuperare grandissimi, di guadagnare punti nei confronti di Sorrenti, che ha 86 e Virone ha 97. Sorrenti in questo momento è molto dietro, e quindi per Virone è importante entrare subito su Sala. Lo fa, la fa, approfitta dell'errore di Sala che va largo e si mette dentro e prova anche a scappare subito. Peccato per Sala che ha sbavato un po'. Stanno spingendo entrambi veramente molto. Sala l'ultimo giro ha fatto 13-1, 13-0 per Virone. Stanno spingendo tantissimo, e questo spingere tanto ha portato Sala a un errore in curva 1, e Virone subito tac ne ha approfittato. Stavano dicendo proprio che comunque Virone magari ha anche la possibilità di pensare, magari di gestire per il campionato, di non perdere, di aver comunque la coscienza di perdere qualche punticino nei confronti di Sala, ma comunque non sembra essere proprio di questo pensiero, come dicevamo prima. Ed intanto qua abbiamo un duello tutto al femminile con Silvia Comincioli e Sara Guerrieri in lotta. Sara Guerrieri, ricordiamo, sulla sua super mono insieme anche a Fabian Fritsch, e lo vediamo appena più di dietro. Ma è un bel duello tutto alle femminile, al penultimo giro di questa gara. Silvia Comincioli con il numero 93, Sara Guerrieri, moto gialla, tutta gialla, con un po' di rosa anche, con il numero 33, che ci ricorda ovviamente quello di Marco Melandri, grafica che ci ricorda anche proprio quella di Marco Melandri. Si infila intanto Silvia Comincioli, va dentro, vediamo se riesce a farla girare. Riesce appena appena a farla girare e si mette dentro. Grandissimo duello al femminile, perché ovviamente, e dice anche di attaccarsi probabilmente a Sara Guerrieri, perché il passo c'è, siamo lì intorno alla 14ª e 15ª posizione. Bellissimo duello tutto alle femminile, che ci ricorda ovviamente che il motorsport non è solamente è una cosa solo maschile. Arriviamo con Casagrande Contardi che va a doppiare le ragazze qua in lotta. Andiamo in onboard con la soggettiva che ci porta sul rettilineo dopo la parabolica. Potrebbe essere Virone, non abbiamo la soggettiva, però comunque era Manuel De Pieri il pilota che è stato sorpassato, ovviamente doppiato, e sta per iniziare comunque un ultimo giro importante per Casagrande Contardi, che da wildcard sulla sua super mono riesce a portare a casa una buonissima vittoria, ma comunque spinge, perché comunque va a toccare l'erbetta, spinge perché fa 1:11.07, però due giri prima ha fatto 1:11.104, il suo giro più veloce personale, ovviamente anche quello della gara. Ma noi vorremmo sapere, i signori Sale e Virone, se siamo ancora in lotta, non abbiamo più seguito nell'ultimo giro, cosa sta succedendo? Siamo all'ultimo giro, vorremmo sapere cosa sta succedendo. Vediamo la regia se ci riesce a pescare. Casagrande Contardi si mette sul rettilineo, andiamo con le immagini, se abbiamo qualcosa, vediamo, non dovrebbe a questo. Eccoli qua in lotta insieme a passato Stefano Sala, è ripassato nei confronti di Virone, non sappiamo se prima, dopo, quando, però comunque si è messo dentro e lo fa adesso di nuovo Virone, scala le marce, mette di traverso la moto, si mette dentro, non dovrebbe farla girare perché infatti va largo e si ripresentano ancora una volta l'incrocio di traiettoria come Dovizioso e Marquez, insieme con Sala che va a proteggere la traiettoria verso la prima a essere rinominata così sul circuito autodromo di Varano de Melegari. Si mette dentro di nuovo Virone, la può preparare Sala in uscita, probabilmente stava incrociando, purtroppo regia ci stacca, vero peccato, la regia ci stacca sulle immagini con Casagrande Contardi, scusate, che sì, bravo, bravissimo, si porta a casa una grandissima vittoria sulla wild card, bravissimo, complimenti, ma noi volevamo, con tutto rispetto, andare su Sala e Virone che erano in lotta. Era entrato Virone all'entrata della prima S, però è andato un po' largo, Sala si è visto che stava cercando di rincrociare la traiettoria, la stava preparando, e li vediamo adesso passare sul traguardo, la regia non ce li ripropone, passano sul traguardo, passa anche Sara Guerrieri sul traguardo. Vediamo adesso la situazione come finisce con Sala che la spunta su Virone, prende qualche punticino nei confronti dei compagni di squadra, esulta, bravissimi, grandissimo duello, peccato averlo perso. Poi arrivano Dotti e poi arrivano tutti gli altri, Dotti, Iotti, Colombo, Sorrenti, peccato perde qualche punticino. Bella gara su questo finale, e adesso tutto ci si giocherà, tutto a Cervesina.